Buonasera, amici di YouTube. Ultimo video della season. Esatto. Andiamo a dare 10 nomi, le 10 carte che mi hanno stupito questa season, sia per longevità che per efficacia in game. Abbiamo 10 nomi succulenti. Ora, ognuno ha le sue preferenze. Io ho sempre detto, mettete la vostra top 10 qui nei commenti. Nessuno mi si è cagato. Quindi io ci provo a coinvolgere, ma se voi non ci mettete il vostro, rimane sulla mia di top 10. Allora, primo nome, raga, è uscito da pochissimo, l'ho provato pochissimo, ho fatto un po' di game, è per quello che sta così in basso. Una carta clamorosa, da 4, da 5, lo volete, una carta clamorosa. È Evan Mobley, non mi soffermo sulle statistiche della carta perché ve l'ho già fatte vedere da poco. Voto già, come vedete, già molto molto alto. Subito un 7,5 per Mobley. Partiamo subito col botto. Una carta clamorosa. Al numero 9 si va a piazzare Jason Tatum. Carta mi ha sorpreso, perché se andavo a vedere le animazioni vedevo 6 up di Bibby Base. Solo che la forza di questa carta è questo jump shot, che è tra i più veloci del gioco, perché ha quick, uno dei pochi ha quick nel rilascio. E vi dirò, riesce ad andare via l'uomo. Poi c'è l'intercettore, il Clems e il pickpocket. Comunque un ottimo difensore. Io direi l'ala piccola perfetta per come gioco io. Quindi gran carta, assolutamente. Non riesco a dargli più di Mobley, semplicemente l'ho messo prima perché è stato più utilizzato chiaramente da tutta la community. Al numero 7, una carta anche questa stra utilizzata da tutta la community, raga, il miglior centro del gioco secondo me, per efficacia in entrambe le console, però comunque le sue pecche, quindi non può stare nell'Olimpo delle carte. È una carta fortissima che è ancora stra competitiva, anzi ho visto che stanno comprando Porzingis con più badge, magari con badge in difesa Hall of Fame, magari intimidatore, rim protector, questa roba qui. Al tiro è la carta più forte del gioco by far, cioè tra lui e il secondo tiratore c'è proprio distanza, e sarebbe Mobley, cioè il Porz tira 10x Mobley. E in più è 2,20 con 2,28 di braccia, raga, è una carta veramente veramente forte, cioè queste statistiche in difesa sono fake, già lo sapete quello che penso, soprattutto un next gen che altezza è mezza bellezza, quindi questo Porz è clamoroso. 8 per il Porz. Kevin Durant, io ho avuto la fortuna di avere suppolato una versione iper hypata di Durant, però dobbiamo considerare la carta base, che non ha intercettore, queste robe qui, quello di Polato... probabilmente era la miglior carta del gioco per vario tempo, però quelli che avete usato più o meno tutti, è una carta alla piccola più forte del gioco per un sacco di tempo. Devastante Durant, devastante veramente, non ha pecche in attacco, in difesa, una delle poche alle piccole che palleggia perché ha shifty. Quindi niente, KD the fucking MVP. Ok, 8 più per il buon Durant. Andiamo avanti. Pascalone Siakam è semplicemente perché l'ho usato veramente tanto in entrambi gli account. Una carta devastante, soprattutto perché è uno dei pochi 4 che è ancora, cioè, intercettore, rebound chaser, comunque sono nei box, cioè ha cartellini proprio da 4. Poi c'ha la full 90 in difesa, con la scarpetta il mio fa tutto 90, cioè un rilascio che a me piace parecchio. Poi una whisper clamorosa. All'inizio si usava addirittura da 100 per quanto era difensore. E vi dirò, all'inizio gioco, cioè quando era appena uscito, sia i primi giorni di season, il fatto che sia ancora utilizzabile fanno capire che è veramente una carta top ancora adesso. Chiaramente mo ci sono delle alternative anche a poco prezzo, quindi è un po' stato nerfato, ma io premio la longevità di questa carta. Premiamo la longevità di Siakamone e li confermo anche lui un 8 più. L'ho messo sopra Durante semplicemente perché è gratis. Top 5, queste si distaccano un pochino, si distaccano un pochino dalle altre secondo me, soprattutto perché lo usate solo, per esempio questo Gary Payton che ho usato solo io e pochi altri probabilmente in Europa, che hanno sbloccato questo Gary Payton, è un mostro clamoroso, ma non posso metterlo troppo in alto perché è una carta comunque che ho usato poco e che ce l'ho solo suppolato, quindi non è una carta che ho usato anche sul mio, quindi è fortissimo, però a parte che non è neanche troppo alto, quindi è in meta ma non troppo. Chiaramente il piccolo che palleggia meglio, full 99 in difesa praticamente tra rubate e rubate il perimetro, una buona difesa interna, ottime animazioni soprattutto in difesa per le bump
e soprattutto c'è il primo pass off, cosa che il più che altro abbiamo usato il rosa per veramente tanto tempo, quindi è una carta che ha dominato ormai team in tutte le sue versioni, quindi il pitone. Il pitone, qui alziamo un po' il livello e diventa un 8,5 per il pitone. Era un testa a testa tra Yao e Clay, alla fine ho premiato Yao. Al quarto posto ci va Clay Thompson per un semplice motivo, che questo Clay Thompson rispetto al diamante non poteva mettere stacchi e posterizzatore. Questa cosa mi ha triggerato un botto durante la season, quindi devo andare solo da 3. E come già sapete io non sono proprio un 3 point hunter, a me piace andare molto dentro con la guardia, quindi mi sono trovato sempre in difficoltà con questo Clay. Infatti molto spesso nel quintetto di Clay portavo palla con il play e non tanto con Clay, cosa che invece con il diamante non succedeva mai, sia perché c'erano carte meno forti e sia perché il mio Clay Thompson aveva 18 Hall of Fame con posteriore Hall of Fame, almeno le schiacciate base le metteva dentro. Invece con questo Clay appena perdeva un po' di stamina, visto che il Clay Thompson che ho usato non ha mai avuto Handles Hall of Fame, invece il mio sì, e aveva anche tie Handles, questo Clay Thompson, che tra l'altro quello di Polato era pure mezzo hippato e c'era primo pass off, l'ho sentito un po' lento per il fatto che non aveva Limitless Stake Off. Quindi non me la sento di metterlo in top 3. Quindi chiaramente il voto è altissimo perché è una carta della Madonna. Quindi let's go. Ma Big Yao. Big Yao è un giocatore che su Next Gen, ossia la piattaforma dove ho giocato più io, Big Yao ha comandato con i suoi 68 di velocità, che con la scarpetta faceva più di 70. L'ho beggiato. 96 di stoppata, 7.6. Niente da dire a Big Boy Yao, con il suo muro di mattoni off, box off, intimidatore, rim protector. Comunque sotto canestro non fa passare niente. In più il re del mashing, e io non sono che mesha tanto, però anch'io mi sono trovato a fare degli up marci con Yao Mingya. Attualmente ancora tra i centri più forti del gioco, però non lo metto dai primi due perché non è il mio tipo di carta che mi fa vibrare il cuore. Però Big Yao ti merita un bel 9 più. Avete scommesso, vi siete divertiti. Al numero 2 nella mia lista personale ci va Kobe Bean Bryant. Si va a piazzare alla numero 2 per un po' di motivi. Semplicemente il fatto che il costo della carta non giustifica poi quello che fa in campo. In quel ruolo abbiamo veramente tante garanzie, cosa che Kobe Bryant sì è la guardia più forte, ma non tanto più forte di quanto lo è Lonzo rispetto agli altri play. Quindi c'è una differenza proprio di qualità rispetto a Lonzo. Quindi ho voluto premiare Lonzo perché è by far il giocatore più forte in quel ruolo. Quindi solo per questo, perché è un pari. Entrambe sono le carte più forti nel loro ruolo, però Kobe ha comunque a che vedere con Terry, con Clay, con Dishing, cioè con lo stesso Reggie. Quindi è forte, per carità. Io ho provato anche un Kobe da 31 off, però comunque non ha quick, il rilascio non è velocissimo, perde stamina in maniera per essere un matter. Cioè non ho sentito sto grande boost da matter come non lo sono né Tracy McGrady né Westbrook. Però a differenza di loro due è una carta stra completa e soprattutto compo. Infatti va al secondo posto e gli mettiamo comunque un voto altissimo. Però non scherziamo. Ball che si conferma la miglior carta di questa season, perché secondo me tra lui e il secondo playmaker, che in questo momento sono a seconda di gusti o Simmons o Jalen Rose, c'è un abisso. È una carta che può fare tutto, gli hanno messo una difesa che non ha senso, intercettore Clemps, primo passo Hall of Fame comunque gliel'hanno messo. Shifty comunque, vi ripeto, in questo ruolo c'è poca roba. 80 di interna, velocità, cioè una carta stra completa che va a migliorare subito appena lo prendete la vostra squadra. È una carta che stra consiglio. Quindi questo Lonzo Ball si è a piazzare al numero 1 nella lista di quest'anno. Si merita probabilmente un bel 10. Lonzo è un 10, più che altro per mancanza di alternative, non che sia una carta che mi faccia volare. Però se pensate che non c'è altro, vi rendete conto l'efficacia di questa carta. Quindi la review finisce qui, ragazzi. I pagini non sono finiti. Se ribecchiamo la prossima season per questo tipo di format. Spero che il video vi sia piaciuto. Arrivederci.